chiamo Ghelmi Luca e sono insieme a mio fratello dirigente e direttore della Ghelmi Sport, che è un'azienda che da 50 anni, quest'anno sui 50 anni, commercializza materiale da costruzione in territorio svizzero. Ci troviamo a Somaglia, uno dei nostri due piegatori, su cui ragioniamo su prodotti di edilizia, ma anche su un prodotto un po' particolare che è Kindle, che è una derivazione del mondo della sagomatura, interpretando un po' la nostra maniera. Kindof nasce diversi anni fa, nasce intorno alla fine del 2014 e nasce come diciamo un po' reazione al fatto che, a mio parere, a mio modesto parere, il tondo per cemento armato, pur essendo un materiale fondamentale nella costruzione, il materiale principale, quello che dà la solidità strutturale all'edificio, è comunque un materiale abbastanza distrattato da certi punti di vista. La genesi è proprio questa, un materiale che conosciamo, diciamo da tanti anni, volevamo dargli una vita un po' differente rispetto a quella per cui è nato. Una lavorazione che è proprio la lavorazione di un sagomatore, quindi si lavora freddo come si fa la lavorazione per l'edilizia, si fa però una piegatura che è fatta nel 3D con l'aiuto dei macchinari che usiamo per l'edilizia. Nel 3D non ci sono macchinari di supporto, per cui subentra la capacità, diciamo, dell'intervento umano. E poi ci sono interventi di smerigliatura in modo da togliere tutte le bare. Il prodotto a questo punto è pronto per fare le due fasi successive, quella di zincatura a freddo, che permette di preservare il comportamento del materiale negli anni, e poi una verniciatura a polvere specificatamente per esterni, a prescindere che il prodotto sia usato in esterno e in interno, che dà un valore aggiunto importante. E l'idea del nostro prodotto è di fare delle realizzazioni che sono pensate per durare nel tempo, sono progettate per essere versatili e la nostra intenzione è di dare dei prodotti che sono fatti a mano, hanno un certo valore aggiunto, ma sono pensati proprio per dare soddisfazione negli anni. Allora, parlando del tondo in barre, Kindof lo trasforma in un prodotto, un monolite che è un prodotto di arredo. Questo monolite poi può essere accoppiato, potrà essere accoppiato con altri materiali, perché ci sta, perché la sua geometria, il suo primitivismo, la sua essenzialità lo rende un materiale sicuramente predisposto a essere completato, arricchito, usiamo l'aggettivo che volete, con altri materiali. Ma siamo comunque arrivati con il contributo mio e dei collaboratori e dei responsabili di produzione, siamo arrivati a lavorare una sessantina e più di modelli, che non sono pochi e permettono di spaziare nei contesti, diciamo, più disparati, tra virgolette, dalle librerie alle sedute di vario tipo, che possono essere sedie, poltrone, chaiselong, sgabelli, panche, a tavolini che poi sono tavolini contenitori, che sono poi dopo versatili, possono essere orientati in diverse maniere, piuttosto che tavoli, piuttosto che complementi d'arredo, anche il mondo dell'abbigliamento, anche il mondo dei divisori dei paraventi. Tutto sempre con il principio di una singola pacchetta. Ed è una testimonianza che l'idea di lavorare con una singola pacchetta aveva un fondamento, diciamo, accettabile dal punto di vista della portata tecnica. Ci siamo molto entusiasti comunque dell'idea, perché ci siamo resi conto che il materiale veramente ha tante cose da dire. Il tondo non lo vedi mai, è sempre immerso nel calcestruzzo. Con Kindof è circondato d'aria, il nostro modello è fatto 90% d'aria, e questo lo rende anche molto discreto, perché puoi colorare anche con le colorazioni più vivaci, ma quello comunque non è mai pacchiano, sta sempre al posto suo, quindi deve dialogare con una realtà per noi molto importante, nel nostro principale fornitore, una realtà che è leader a livello europeo nel campo della produzione del tondo per cemento armato, è estremamente attenta anche alle tematiche ambientali, che è un tema che noi abbracciamo in tutta naturalezza. Usiamo del tondo che è prodotto da produttori che usano il rottame, il processo produttivo Kindof preserva queste caratteristiche di appartenenza all'economia circolare, quindi domani, se uno proprio si volesse liberare del pezzo Kindof, finisce, diciamo, nel cassonetto del rottame, quindi finisce in corriere. Però la nostra progettazione è pensata anche proprio per evitare che questo succeda, alcuni pezzi hanno una versatilità tale che prima di liberarsene uno deve proprio essersi stufato, ma ci vorranno magari decenni, intanto il pezzo continua a svolgere le sue disparate funzioni per cui è stato pensato. Anzi, alcuni pezzi probabilmente vanno oltre gli impieghi, vanno oltre quelli che abbiamo immaginato noi, perché alcuni pezzi veramente sono sorprendentemente versati.
abbiamo potuto però toccare con mano, sperimentare, ma è una ricerca continua, è veramente interessante questo, perché il comportamento del tondo e anche il comportamento delle maglie fatte anch'esse in tondo per cemento armato, con filo 4, con filo 6, è veramente sorprendente. Di fondo ti accorgi che alcuni modelli, in particolare le sedute, hanno caratteristiche di comfort molto particolari e lo metti in qualunque situazione atmosferica, tu lo puoi lasciare a caldo, fa freddo, c'è ghiaccio, c'è brina, non si forma neanche la brina, la natura dice che si forma una brina, quindi il prodotto, il suo comportamento è veramente esaltato un po' all'esterno e comunque è pensato per essere duraturo e il materiale utilizzato è un materiale che anche il comportamento a fatica è dei migliori che puoi trovare, quindi è un materiale che anche alla lunga non dà sicuramente delle sofferenze. E qui è una valorizzazione degli effetti di questo prodotto. Ci piace lavorare tra i materiali omologati con cui lavoriamo in Svizzera. Devo dire che Pittini è quello che abbiamo prescelto per la lavorazione fino al diametro 16 e col tondo Kindo può essere una derivazione, diciamo un po' in termini di sostenibilità di una nostra visione. E qui ci piace premiare nel nostro piccolissimo, con quantitativi che evidentemente sono irrisori per una ferriera, però sono significativi come messaggio per le ferriere che sono più sostenibili rispetto ad altre.